Non preoccupatevi, Dio arriva dove noi uomini non vogliamo arrivare. Quindi quella moribonda si salva. Però rendiamoci conto, viviamo in una comunità cristiana dove esistono alcuni elementi che non dovrebbero esistere. Esiste l'elemento, io sono credente ma non praticante. Una comunità cristiana non può dire sì, va bene, perché non dobbiamo dimenticarci che chi crede si comporta in un certo modo. Giacomo, la lettera di Giacomo, lo dice senza mezzi termini, che la fede senza le opere è morta e ha una dimostrazione che è fulminante. Dice, vedi, tu credi che Dio esista? Sì, guarda che lo crede anche il demonio, ma in lui le opere non ci sono. E quindi è dannato. Quindi non basta credere. Occorre anche agire di conseguenza. Per l'amor di Dio, sbaglierai, sarai persona fragile, non ce la farai sempre a essere all'altezza, anzi raramente sarai all'altezza. Ma renditi conto che credere non è solo dare l'assenso dell'intelletto alle verità di fede. Credere è anche agire o cercare di agire in un certo modo. E no, se non ci riesci, non avvilirti. Metti quello che puoi, il resto lo mette Dio. Ma qualcosa devi fare. Noi oggi abbiamo una comunità cristiana che possiede, purtroppo, questa caratteristica. Sono credente ma non praticante. E possiede anche l'altra caratteristica. La morte non esiste. No, esiste. Purtroppo. Esiste ed è l'eredità che abbiamo ricevuto come membri del genere umano e bisogna affrontarla. E certamente non è una cosa piacevole. Ma d'altra parte dobbiamo tenere anche presente che la morte la si può vedere in tante maniere. Possiamo vedere come fine, si chiude tutto, oppure la si può vedere come passaggio. Un vecchissimo vescovo di Padova, Monsignor Bortignon, diceva sempre, dice, guardate che quando noi moriremo, no, saremo noi a morire. Sono gli altri che ci vedono morire. È un modo di vedere la morte diverso. La fede aiuta a maturare questo approccio, questo avvicinamento al mistero della morte. Signore, accresci la mia fede, ne abbiamo bisogno. Per avere più miracoli? Quel che viene, perché no? Ma non è per questo ovviamente che chiediamo di credere di più. Ma certamente Gesù dice con chiarezza, il miracolo avviene quando c'è una fede veramente profonda che entra in contatto con la volontà di Dio. Questo è forse un messaggio fortissimo che ci può venire da questo brano del centurione. Proviamo a proseguire nella nostra lettura e vediamo invece qual è la problematica che esce fuori dal brano successivo. In seguito, siamo al versetto 11 del capitolo 7. Gesù si recò in una città chiamata Naim e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. E molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse, non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse, ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare.
Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Credo bene. Quello che a noi interessa, interesserebbero tante cose in questo testo, ma quello che ci interessa di più è il versetto 16. Avviene questo miracolo, tutti furono presi da timore e glorificavano Dio. Cosa vuol dire glorificare Dio? Oggi daremo un'occhiata a questo glorificare Dio, che ha significati diversi, tra i quali anche ringraziarlo. Allora vediamo. Siamo alla linea 48, il significato primario, quello che noi chiameremo significato di base, sarebbe riconoscere la verità, il dato. Questo significa glorificare Dio. In Oriente, quando si dice glorifica Dio, significa di quello che è successo. Narra quello che è successo. Può dire anche ringraziare, perché in Oriente si ringrazia narrando quello che è successo. Però in questo caso ringraziare è solo una parte del verbo, indica solo una parte del significato dell'espressione glorificare o dare gloria. Il significato originale sarebbe riconosci ciò che Dio fa nella storia, riconosci il dato. Proviamo a vedere un episodio che ci aiuti a capire questo significato. Siamo alla linea 50. Egli era infuriato contro gli abitanti di Tiro e di Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e dopo aver convinto Blasto, prefetto della Camera del Re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso. La folla acclamava «voce di un Dio» e non di un uomo. Una cosa del genere è successa anche a Paolo e a Barnaba, che li avevano scambiati per Giove. Va bene? E loro immediatamente hanno detto, no, guardate, noi siamo uomini come voi. Nel caso che stiamo invece esaminando, il nostro amico Erode, che è Erode Agrippa, primo, non è Erode il Grande, è un suo successore. Questo invece accetta ben volentieri l'adulazione di essere un Dio. Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì. Perché non aveva dato gloria a Dio. Cioè, non ha riconosciuto la verità. Tu mi attribuisci l'identità di essere Dio e io dovevo essere onesto e dire no, sono un uomo come te, sarò re finché vuoi, ma sono un uomo. La folla sbaglia, ma tu sai se sei Dio o no, non la folla.
Capite perché stiamo studiando la politica italiana? Quando qualcuno disse la politica italiana fa schifo, io non so come abbiate reagito voi, so come ho reagito io. Un'espressione del genere poi era generica, non era rivolta ad una persona. Era il meccanismo, era la mentalità che oggi c'è nella politica che non funziona. Lui ha dato gloria a Dio, altri invece no. Tutti quanti ci rendiamo conto, perché per quanto bravi, fra virgolette, possano essere stati i nostri politici, Monti ha dato una figura diversa del politico. Ha introdotto nella politica uno stile diverso. Sì o sì? Sì. Possiamo essere d'accordo o non essere d'accordo, per l'amor del cielo, perché la libertà è un assoluto. Però dobbiamo renderci conto della differenza e dobbiamo renderci conto delle reazioni internazionali nei confronti dell'Italia per causa di Monti. E allora dici, forse la politica italiana ha tanti punti da migliorare. Si poteva evitare la parola schifo perché è una parola dura, ma diciamocelo onestamente. Se la politica italiana riuscisse a maturare e a portarsi a livelli leggermente superiori da quelli nella quale si trova, sarebbe meglio per la politica e sarebbe meglio per l'Italia e per noi cittadini italiani. Capite cosa significa dare gloria a Dio? E riconoscere il dato. Imparare ad essere sinceri verso la storia. Gesù dirà una cosa durissima nei confronti di coloro che negano la realtà. Gesù dirà che questo è un peccato che non può essere perdonato neanche da Dio. Se ricordate, l'episodio nasce quando Gesù viene accusato di cacciare i demoni per mezzo del principe dei demoni. Ricordate l'episodio? Spero. In quel caso Gesù è molto cattivo, perché non gliela perdona. Non gliela perdona. Quindi cattivo non nel senso di cattiveria, ma cattivo nel senso che è uomo giusto che dice, ragazzo mio, la politica italiana fa schifo. E spiega, con una lucidità che è veramente enorme. Io caccio i demoni perché sono alleato col principe dei demoni, questa è la vostra accusa. Provate a proseguire. Se io caccio, vuol dire che sto facendo perdere terreno. Quando un regno è diviso in se stesso, quel regno è finito. E quindi, se questa accusa voi la portate alle estreme conseguenze, cosa dovreste dire? Che il regno del demonio è finito per merito mio, perché io ho portato la spaccatura dentro al regno del demonio. Le cose, dice Gesù, non stanno così, perché io sono venuto a predicare il regno di Dio ed è il regno di Dio che sta sospingendo alle corde il regno del demonio. Se voi aveste ragionato bene, sareste arrivati a questa conclusione. Avete ragionato male. Ma se continuate nella logica del vostro ragionamento, arrivereste alle stesse conclusioni. E quindi, dice Gesù, voi doppiamente state negando il reale, perché non avete avuto il coraggio di riconoscere la verità e di arrivare fino in fondo. Ma anche partendo dalla vostra menzogna non siete stati coerenti per arrivare fino in fondo.
Perché se voi arrivate fino in fondo per una strada e fino in fondo per l'altra, arrivate alle stesse conclusioni e non volete arrivarci. Questo, dice, è un peccato che non verrà mai perdonato. Allora diciamo che rendere gloria a Dio è esattamente il contrario dell'atteggiamento che scribi e farisei hanno avuto nei confronti di Gesù. L'episodio di Erode ci è stato da guida. Ma c'è un altro elemento simpatico. Alla linea 58 io vi ho riportato un piccolo brano dell'episodio del cieco di Gerico. Il cieco di Gerico viene guarito, i giudei mettono sotto processo papà e mamma, i quali se ne lavano le mani, e poi mettono sotto processo lui. Prima lui, poi i genitori, poi lui un'altra volta, e purtroppo alla fine, nella seconda volta, nel secondo processo, chiamiamolo così, concludono cacciandolo via dalla sinagoga. Siamo nel secondo momento. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero. Che gli dissero? Di la verità. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Perché? Trasgredisce il sabato. E l'altro risponde. Andate a vedervi il testo. Dice, io non lo so se sia un peccatore o meno, io so che prima non ci vedevo e adesso ci vedo, punto. Più riconoscere la verità di così, però proprio a causa di questo poi lo cacceranno dalla sinagoga. Quindi dare gloria a Dio significa avere questo perfetto atteggiamento di rispetto nei confronti del reale, così come tu lo percepisci, non ti si chiede di più. Cieco di Gerico guarito non fa professione di fede. Non dice, oh Dio era presente in lui. No, dice, prima ero cieco e adesso ci vedo. Questo io so. Professione di fede la farà dopo, quando incontrerà Gesù. E il cieco di Gerico dice, dimmi chi è questo Messia. Gesù gli risponde, colui che ti parla. E l'altro dice, io credo, quel momento lì. Ma prima lui è aderente al reale. Ed è l'invito che gli stanno facendo, ovviamente, i giudei. Loro però intendono aderenza al reale il loro pregiudizio. E c'è lo scontro fra il pregiudizio nei confronti della realtà e il rispetto della realtà. Cieco di Gerico rispetta la realtà. Vi siete mai chiesti perché il buon ladrone è in paradiso? Ha dato gloria a Dio. Ha detto, io e te siamo condannati giustamente. Ma sto qua che cacchio ha fatto? Non ha fatto niente. Ed è condannato lo stesso. Ha riconosciuto la verità, il dato reale. Non ha fatto atti di fede. Non ha detto, Dio, quanto sei grande, perdonami, ho sbagliato tutto, questo qui è tuo figlio. No. Questo è innocente e noi siamo colpevoli. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Se va, vai, se non va, pazienza. Non ha fatto una confessione di fede sul regno di Dio. Ha detto, se è vero quello che dici, ricordati di me. È un modo questo per capire come anche noi dovremmo pian piano convertirci. E convertirci non vuol dire passare dal male al bene, vuol dire imparare a ragionare in maniera diversa. E
questi episodi ce ne sono diversi, io lì ve ne ho messi in elenco 5. Il primo riguarda l'episodio che stiamo esaminando, ma poi ce n'è uno al capitolo 5 del Vangelo di Luca. Tutti furono colti da stupore, davano gloria a Dio, pieni di timore, dicevano, oggi abbiamo visto cose prodigiose. Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. È la nostra vecchietta sta qua. Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E il lebbroso guarito, il lebbroso samaritano guarito. Il centurione che presiede la crocifissione di Gesù, visto ciò che era accaduto dopo la morte di Gesù, il centurione dava gloria a Dio e dicendo veramente quest'uomo era giusto. Non dice era Dio, era il Messia, no. Dice quello che lui riesce a vedere con estrema onestà. Era giusto e è stato ucciso lo stesso. Vediamo di fare una breve considerazione, ma proprio breve. Se la fede è il recipiente dove Dio può depositare il suo miracolo, il miracolo è ciò che spinge l'uomo ad avere rispetto della realtà. Se noi non abbiamo rispetto della realtà, vuol dire che non siamo mai stati onestamente presenti di fronte a cose che ci superano. Ma io, Don Renato, dico sempre bugie, va bene, è una tua debolezza, questo è comprensibile, cerca di capire il perché. Qualche volta tu menti perché hai paura. Qualche volta tu menti perché vuoi apparire ciò che non sei. Paura, filosofia del sembrare. Qualche altra volta menti non perché hai queste due caratteristiche, ma semplicemente perché non hai mai avuto uno scossone nella tua vita, non è mai capitato un avvenimento che ti abbia superato, che ti abbia fatto aprire gli occhi. Vedete, in Oriente, quando si dice non dire falsa testimonianza, non è una dicitura che proibisce la bugia. Noi diciamo, e allora che proibisci? Ma sotto c'è un meccanismo che è molto più ricco, ed è quello al quale noi non siamo abituati. Dio agisce nella storia, in tutta la storia, nei piccoli episodi, nei grandi episodi, in quelli dove noi siamo spettatori o protagonisti. Dire un fatto che di fatto non è successo significa rendere Dio bugiardo. Perché tu stai narrando una parola che Dio non ha mai pronunciato. Gli avvenimenti sono parola di Dio. Quando tu menti, stai facendo dire a Dio ciò che Dio non ha mai voluto dire. E quindi la bugia, non quella del bambino, per l'amor del cielo, ma la bugia dell'adulto, quando non è una bugia giocosa, perché esiste anche quella, quando è una bugia seria, è un sacrilegio nella mentalità orientale. Perché noi stiamo dicendo, Dio ha detto così, di fatto non ha detto così. Buon caffè. Ci vediamo alle 11:15.